Strada chiusa, è proprio il cartello che cercavo. Vai. Oppala. Il progetto LIFE, Future for Copishes. Interessante, lì c'è delle scatolette. Andrebbe avuto altre formazioni. Vedi? C'è come un sacco di rame in terra. Dico, c'è delle scatole, non so se le vedete. Di ferro, su per tutto il mondo. Ma non ho idea, né ho voglia di andare là vicino al cartello. Legna gogo, ecco la catena, spina, no, è andato benino, via, c'è niente da fare, anche se lo guardi da un'altra prospettiva lontana mette ansia, e il puleto mette ansia, boh. Che tagli. No comment. Devo camminare, ma cosa ci avevo sperato? Rami. No, rami. Oh, voglio andare a vedere la casa, va là. E passa sempre lontano. Oggi voglio andarci. Rami permettendo, eh. Già mi ricordo come si chiama, fondi larghi o qualcosa del genere. O era di sopra quella dei fondi larghi. Ma bucamo per fatto. Vai, devi. Mi hanno tagliato. Anche questa ha le feritoie. A che saranno servite? Vedi qua largo che il muro. Ma dell'incentro. Queste feritoie, ma è largo, mistero. Una volta c'era l'ingresso, ah, c'è l'arco interi ancora, ma non ci si va bene, mi sono tolta anche questa curiosità. Belle queste feritoie, guardate che quanto è spesso sto muro. Incredibile. Oppela. Che spettacolo. Yeah. Okay, Robbie.
Peccato tutti sti rami, che la paura di stroncare l'acqua. Ah, bellissimo. Vedi? Porco uovo. Ok, qui siamo giunti al bivio. Di qua c'è un animale. Ok. Di qua si arriva in cima alle Fratelle. Ve lo consiglio anche a piedi, è un anello bellissimo da fare. Noi invece andiamo giù di qua, questo sentierino tutto sporco, e sbuchiamo sotto i canili all'incirca. Guardate, oggi si vede bene il fiume, ma già da più su, da 100 metri più in su. Lo vedete? È un masso unico. È una lastra unica, incredibile. Guardate, è enorme sto sasso che passa. Guardate, ma già da lassù è su nel bosco veniva. Questo è bellissimo da vedere. Va e continua. Molto probabilmente è tutto sotto la zona qui. Un masso enorme. Su. Forza, forza che ne vale la pena, su! Oh, neanche frana. Bella storia. Fermiamoci. Sempre bello qui, eh. Ora io devo girare intorno a sta buca che ci si riaffaccia lassù, in teoria. Non teoria, è così. Vediamo di arginare sto fossato senza mazzasse. Senza andare di sotto soprattutto. Ora lì cammino di sopra. Ma qua. Era qua, era qua. E qui la zippam. Eh sì. Questi 5 metri. Anche. Io qui lo sai che faccio? Mi mangio una banana. Bah, lì si passava, zitti in ci sono passato. Mamma mia, pericolosissimo. Se deve sbucare là in cima a quel monticino lì. Questo non sarà facilissimo, ma ci proviamo. E siete qui, siete qui. Su. Spacca i ginocchi. Questo sedile basso. Ah, qui viene il bello, mi sa. Ah, che gliel'ho fatta. Grande. Ed eccoci qua.
come si diceva prima. Io ho mangiato la banana, no. Bello, quanto è bello. Merita solo questo. Sì. Bello. E ora c'è un sentierino un po' stronzetto, eh? Eh? Un po' scavato da stacco. Stacci ancora più attenti. Vedete, giriamo l'archi. Eh sì, è scavato forte, eh? Ti tocca lasciare, ma senza riuscire a prendere troppa velocità. Oh, grande. Ok. Cosci i freni. Stacco ha fatto dei danni incredibili. Non ci si ferma. Finché mi dura lo sterzo. Ok. Bello. Qui che succede ora? Sassi a go go anche qui. Porco bobo. No, mi decanza traversa. Oh. Che posto è? Questo è il Tevere, signori. Il Tevere. Ai canini. E noi dobbiamo attraversarlo. Qui ci ho messo tutti i sassi. Ok. Bella, eh? Allora. Il varco era lì a dire il vero, ma i sassi stanno da qua. Quindi la tireremo su di lì, facile, facile. Ecco fatto. Comprate bene bike, che quando c'è da zeppalla sono soddisfazioni. Fatto. Ok. Guardate, ora io non lo so, eh. Lì sopra passa la superstrada, ok? E qui c'è una rota con l'ammortizzatore che non vorrei che fosse di quell'incidente dove è morta quella ragazza americana che era giù per su lì, infatti. Ma roba da matti. Roba da matti. Rota e ammortizzatore. Ok, valicato.